sono 10 player ad un tavolo, ognuno di loro apre un pacchetto, prende una delle torri ciclate del pacchetto e passa il pacchetto. Ma che storia! E quanto dura la draft? Cioè, a livello di tempo? Che a me sembra una cosa assolutamente non veloce. Io qua prima gioco esca perfetta, poi gioco il nascondino o il contrario. No, io direi prima gioco il nascondino e poi gioco esca perfetta, così tanto lui me l'attiva a fine turno. Quindi comunque non è che me lo trada. E giochiamo quello di top deck. Ah già, tra l'altro abbiamo pure lui in mano, quindi... Odore di oro in Pesca una quelle carta a fine turno, così noi glielo andiamo a tradare, almeno che non sia uscita proprio una merda. Quindi sì, siamo totalmente sicuri che questo è figo. Però ti direi di più. Tu adesso pensi che la carta è sicuramente esca perfetta, o comunque altro modo di quella. potrà E devastare. invece non è esca perfetta, ma è Evoca. Il mio sarà ridotto in cenere. Dopo che è morto un tuo non morto. È una vittoria che non può crepare perché non ce l'ho, porca troia. Glielo clearo? Assolutamente no. Beh, abbiamo già una board in generale. Ah, minchia, c'è anche in cartaceo. Ah, vediamo chi va faccia più a lungo. Onesto. Toh, provaci. Continua ad andare a faccia. Vada, vada. Ottima idea. 7 danni dritti sul muso. Provocazione scudo divino, questo ci rompe i coglioni. Questo chi se ne frega, è so useless. Allora. Spegniamo le loro fiamme. Hai 2 out of lethal che posso farteli col potere eroe. Hai Zilliax? A quanto pare no. Però potrebbe, eh. Potrebbe. Lui non dovrebbe essere un problema. Ok, questo è fastidioso. Questo è molto fastidioso. Io voglio giocare lui, voglio giocare lui. Quindi... Questi sono altri 9 danni face. Vediamo se c'è qualcosa ancora che ti può dare fortuna. Il sole del Vabbè, deserto. botta di culo però zio, adesso ti voglio tanto bene, ma che botta di culo, porca la puttana, eh. Trappola esplosiva. Si è messi di merda lì. Io
Zan 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 zan, non buono. Un paio di peschini, è arrivata almeno l'arma. Cazzo! Oh, 10.000, cioè non ci puoi fare molto. Almeno mi se l'è tradato da solo perché non ci ha minimamente ragionato sulle potenzialità di quella clay lì. Vediamo cosa ci dà. Scudo divino su di lui. Arco. Questo. Però secondo me qui non abbiamo le possibilità per gestirlo. Se già aveva qualcosa di gigante, stavolta anche noi ci abbiamo Ziliax. Quindi tendenzialmente si può sistemare. Lo può rigiocare senza problemi, però non dovrebbe più avere il mana necessario per andare a giocarlo. Ok, chi se ne frega. Scudo divino. Ed è un altro chi se ne frega. Ah, così proprio me lo vai a dire. Scusa, fammi calcolare i danni che abbiamo. 5, 10, 14, ma porca la troia. Giochiamo Ziliax. A me va benissimo così. 5, 10, 14. Rimane con 4. Non abbiamo più segreti. Abbiamo giocato tantissimi sto game. Finita. Cioè qua secondo me non c'è la minima speranza. Signor Hans, ma buonasera, come va? In realtà io modi per tradarlo ancora ne ho, però dovrebbe essere l'os quasi assicurata. Cos'è questo? Vediamo. Pesca un'arma, ma la dovremmo già pescare dal segreto. Esatto. Ci costa zero anche quella. Più 3, più 3 di massa proprio così in generale. Madonna. Madonna egregio. Facciamo di questo, andiamo di questo, io direi di fare questo, oh che due coglioni. Questo, questo di nuovo, pesca un'arma. Ah, ma non c'è speranza. Ma quanti cazzo di lifesteal ha? Gli avrò fatto 150 di danni, oh. Secondo me glieli ho fatti tutti quei cazzo di danni lì.
Viva Face. Madonna mia. 4 mana, 9, 10 con lifesteal e scudo divino. Ok, campione. Blance, giusto? Perlomeno abbiamo messo dentro il top. Questo è proprio un turno godereccio. Non ci muore. Per ora. 10. Tanti danni. Ma non a sufficienza. Però contiamo. Boom. 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 Ho vinto. Masuka, stronzo.